Presidente, siamo proprio sul cantiere, oggetto di queste 24 ore così frenetiche, intense. Quali sono le considerazioni che state facendo adesso, proprio a poche ore dalla chiusura dell'emergenza? Ma le considerazioni intanto sono che dobbiamo solo che ringraziare tutta la macchina posta in essere dal Comune, dalla Prefettura, dall'Esercito, perché l'esito è stato oltremodo positivo, in quanto per la pericolosità che aveva questo ordigno, alla fine della giostra noi ci troviamo con l'incolumità completa di tutti gli operatori nostri, quindi anche di coloro che seguivano il cantiere, e non era del tutto scontato, con nessun problema creato neanche agli operatori che in qualche modo dovevano sopperire all'attività di sminamento e tutto, e quindi mi sembra un risultato più che positivo. Per il futuro, noi, queste sono delle aree che erano già sottoposte a tutto quello che riguarda lo sminamento e quindi le verifiche sia a mare che a terra. Cercheremo di approfondire anche con l'ausilio, abbiamo parlato oggi anche con il responsabile dello sminamento sia di terra che di mare dell'esercito, per capire come riuscire ad integrare eventualmente una procedura che già abbiamo ampiamente rispettato e che abbiamo regolarmente attivato per quello che ci competeva e per tutto quello che succedeva. E quindi da questo punto di vista ci riteniamo soddisfatti e pronti comunque a collaborare col Comune per tutto quello che riguarderà questa struttura e questa fornitura. Ecco, per il momento quindi il cantiere resta fermo, questo, l'altro vicino alla Pisa di Goccari invece procede regolarmente. Fermiamo anche quello e faremo gli accertamenti anche su quello, perché da quello che abbiamo capito qui ci potrebbe essere uno storico, o perlomeno quello che ci hanno fatto capire gli sminatori, che ci potrebbe essere uno storico, quindi non si potrebbe, probabilmente si tratterà anche di altri ordigni che in qualche modo erano oggetti di un bombardamento e che quindi si sono trovati in questo momento a posizionarsi in queste aree. Quindi riteniamo opportuno per un momento fermare un po' le bocce, come si dice, e analizzare con modalità diverse e più praticamente performanti l'attività di monitoraggio, appunto, degli eventuali residui bellici, per una maggior sicurezza prima di tutto degli operatori e poi di tutti.